Questa sera ci troviamo alla Provvidenza, che è il quartiere nel quale nacque il 1 marzo del 1916 Gaetano Costa, da una famiglia borghese, di persone che avevano a cuore la loro città e che vivevano dentro questo che era il cuore della città e che speriamo torni ad esserlo sempre di più. Perché questo quartiere torni ad essere il cuore della città bisogna riscoprire le radici che vi sono in questo quartiere e la storia di Gaetano Costa è una parte di queste radici. Attraverso la sua storia si conosce quello che è stato Caltanissetta e che personalità ha offerto alla storia della Repubblica Italiana. Parliamo della storia della Repubblica Italiana perché Gaetano Costa è stato un giovane studente di giurisprudenza, laureatosi brillantemente, è divenuto magistrato durante la guerra, reclutato nell'aviazione militare e poi successivamente, dopo l'8 settembre, prese la decisione di aggregarsi ai gruppi partigiani che erano composti da personaggi di altissima levatura di Caltanissetta. Li raggiunge in Val di Susa nel 1943 e poi quando c'è da costituire, da ricostruire l'assetto di uno Stato, di una Repubblica, con tutte le sue articolazioni e i suoi poteri, lui torna a Caltanissetta e fa parte della ricostruzione istituzionale di questo paese quale magistrato della Repubblica che interpreta il suo ruolo in maniera autenticamente fedele ai valori che ha saputo sempre servire. La sua vicenda dimostra come una persona che viene da questo quartiere riesce a leggere i mutamenti della società e della criminalità molto prima di quanto non riuscirono a fare altri nella sua stessa epoca. Questi quartieri devono essere recuperati alla città e ognuno di noi dovrebbe recuperare questi quartieri per sé, perché alla fine noi non li conosciamo questi quartieri, finiamo per non conoscerli se non li frequentiamo, se non conosciamo la storia. Quindi quello che stiamo cercando di fare sicuramente è il percorso più opportuno. Dove siamo? Dove ci troviamo? Quando si è cominciato a parlare della Provvidenza ci siamo ricordati una cosa che avevamo dimenticato, cioè che in via Danese abitava una famiglia nel 1916, quella dei genitori di Gaetano Costa, e in quella via, vicino a quella chiesa che poi sarà la chiesa dove Gaetano Costa si sposerà con Rita Bartoli, la chiesa della Provvidenza, lui ha trascorso quella fase della vita che secondo un suo amico un po' più giovane di lui, Leonardo Sciascia, è la fase della vita nella quale si imparano le cose fondamentali, si assumono le informazioni, le prospettive, i punti di vista che consentiranno nel corso del resto della vita di leggere la realtà che ci circonderà. Non mi aspettavo di certo una notizia simile. Il papà del mio compagno di scuola, Michele Costa, il nostro amico, il papà di tutti quei ragazzi che avevamo frequentato insieme il liceo, era stato barbaramente ucciso. Continuavamo a chiederci perché. Tornai indietro, eravamo molto vicini durante il liceo, andavamo spesso a casa sua, la signora Rita Bartoli ci preparava le tartine, i dolcini, ci coccolava un po' tutti ed eravamo felici insieme. Lui ci seguiva tutti come se fossimo figli suoi, veramente. Con me aveva un particolare rapporto, anche perché io lavoravo per il giornale di Sicilia
e con il giornale di Sicilia avevo affrontato una serie di problematiche anche pesanti per le quali ero stata anche minacciata. E ne discutevamo spesso insieme, che facciamo, che cosa non facciamo, bellissimo. Quando arrivò la notizia del suo trasferimento a Palermo, una persona mi avvicinò e mi disse: senti, io so che tu col giudice Costa siete molto amici, però gli devi dire che se lui a Palermo fa quello che ha fatto a Caltanissetta, non gliela fanno passare, lui a Palermo ci resta. Fu una cosa terribile, però siccome me l'avevano detto sia come giornalista sia come amica, io doverosamente glielo riferì. Si guardi che una persona mi ha detto questo, mi guardò, cioè tu lo sai che sto facendo, però sinceramente mia figlia Valeria va a Palermo, ha bisogno di noi e io mi trasferisco. Dico: ma scusi, ma ci sono tanti ragazzi che vanno anche da soli, gliela lasci andare sola Valeria a Palermo, oppure sospenda questo tipo di indagini che lei sta facendo, perché a questo punto è pericoloso. Me l'hanno detto, glielo riferisco. Si trasferì, continuò regolarmente con quelle indagini pesantissime di cui sicuramente parlerà il giudice Tona, quelle indagini sui conti correnti bancari e via dicendo, e arrivò la notizia terribile. Quel giorno io parlai anche con Rita Bartoli, la moglie, con cui eravamo veramente amiche, mi disse: Marisa, te lo giuro, gliela dobbiamo fare pagare, te lo giuro. Fece tanto, si batté anche in assemblea, però per la verità ancora oggi noi non conosciamo chi sono stati gli autori di quell'attentato barbarico. È anche possibile che stasera questa manifestazione possa servire a riprendere un tantino quello che è stato abbandonato, e alcuni, a partire dal figlio che ho sentito ieri, mi dicono volutamente abbandonato, non a caso. Ecco, io stasera introdurrò per conto della Fondazione Costa, perché sono assenti, hanno mandato una lettera, lo farò per loro, ma lo farò anche a titolo personale, perché per me ricordare il giudice Costa è ricordare una persona di famiglia che ci è stata strappata. Passeggiando nella centralissima via Cavour, soffermandosi a curiosare tra i lisbi esposti in una bancarella ivi situata, veniva proditoriamente colpito da alcuni colpi di arma da fuoco, i cui autori, nonostante le lunghe e approfondite indagini, sono rimasti ignoti ed impuniti pur nella individuazione del contesto mafioso di appartenenza. Quale presidente della fondazione a lui intitolata, che mi onoro di rappresentare, sento fortemente l'esigenza di onorarne sempre la memoria in maniera confacente, e dunque esprimo pieno apprezzamento per l'evento promosso dall'amministrazione comunale di Caltanissetta su iniziativa dell'assessore alla cultura e alla scuola, professoressa Marcella Natale, nello spazio del quartiere Provvidenza, un tempo frequentato dal procuratore Costa, la cui figura sarà ricordata nella circostanza, dando modo anche a chi, per ragioni di età, non è stato partecipe delle vicende drammatiche che ne hanno troncato l'esistenza, di conoscere le sue altissime qualità di uomo e di magistrato. È affatto doveroso ricordare colui che, per aver agito con estremo rigore morale e impegno professionale, sotteso all'affermazione dei principi di legalità e civile convivenza, divenne bersaglio privilegiato della mafia, che ritenne di abbatterlo nell'illusorio convincimento di prevalere sullo Stato democratico, non considerando che, come a dire Giovanni Falcone, le idee e le tensioni morali degli uomini giusti trascendono l'esistenza umana, trovando continuità nelle azioni di altri uomini giusti che hanno continuato e continuano ad operare, raccogliendo e facendo propri
i valori morali dei primi. La Fondazione, che mi onoro di rappresentare, nei lunghi anni della sua costituzione si è sempre impegnata in attività culturali e di conoscenza per mantenere vivo il ricordo del procuratore Costa, il suo impegno civile e professionale nell'ottica del raggiungimento delle finalità richiamate nel suo statuto, che si prefigge di approfondire e diffondere la conoscenza dei fenomeni mafiosi in tutte le loro manifestazioni, elaborare misure, metodi e strategie di lotta contro la criminalità mafiosa e contribuire alla formazione di una cultura antimafia e di una profonda coscienza civile e democratica per isolare e sconfiggere la delinquenza mafiosa. Continuo è stato infatti l'impegno della Fondazione nella diffusione della cultura della legalità, sottesa alla più profonda conoscenza del fenomeno mafioso e allo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti di ogni forma di criminalità organizzata, implicante il netto e sentito rigetto di essa, con l'intento di contribuire alla migliore formazione dei giovani protagonisti della futura gestione della società civile, che deve continuare e progredire nel rispetto delle regole e dei valori che coraggiosi servitori dello Stato come il procuratore Costa ci hanno lasciato quale preziosa eredità, anche a costo del sacrificio della vita. Parlare di mafia e di antimafia nei termini e modi fatti propri dalla Fondazione, con costante impegno nell'ottica del raggiungimento degli scopi statutari, ha significato e significa adoperarsi per coltivare la prospettiva di un profondo cambiamento del contesto sociale che assicuri il rispetto delle regole indispensabili per garantire la civile convivenza, mantenendo al contempo vivo il ricordo di chi, come Gaetano Costa, morì martire di mafia per avere pervicacemente disatteso il pensiero negazionista del fenomeno coltivatosi negli anni 70. La mafia non esiste, affermavano taluni rappresentanti della politica e persino della Chiesa, affrontando con costante ostinazione, a rischio di agire in solitudine e con un nuovo impeto e determinazione, il contrasto alla mafia, intuendo per la prima volta la necessità di indagare sulla formazione dei patrimoni mafiosi quale strumento nuovo di indagine per assicurare alla giustizia i responsabili di tanti efferati delitti e del grave turbamento della vita democratica del paese. L'esperienza maturata negli anni successivi consente di poter affermare con assoluta certezza che, come intuito da Gaetano Costa, quella era la strada da seguire per contrastare e sperare di sconfiggere la mafia, avendo fornito frutti inaspettati la verifica dei patrimoni e dei conti bancari indicativi delle ingenti movimentazioni di denaro, non solo per l'accertamento degli illeciti arricchimenti degli uomini d'onore, ma anche dell'ampio reticolo di rapporti tra politica, istituzioni e criminalità organizzata. Gaetano Costa fu dunque magistrato integerrimo, animato da grande spirito di servizio e profondamente innovatore. Oggi Caltanissetta coglie l'opportunità di ricordare Gaetano Costa per i nobili principi di cui era portatore, facendosi così essa stessa interprete dei valori e delle aspirazioni coltivate dal suo illustre cittadino, rendendo in tal modo il doveroso omaggio all'uomo e al magistrato e alimentando al contempo la speranza per l'avvenire. Claudio Dall'Arpa, presidente della Fondazione. È appena il caso di aggiungere.